Addominali ed esercizi per migliorare la core stability. 18 minuti di lavoro per rinforzare tutta la zona centrale del corpo. Buon allenamento! Ok, iniziamo giù e crunch. Controllo bene la posizione della schiena, piedi ben appoggiati a terra. Inspiro e espiro, veniamo su, contraggo l'addome e spingiamo l'ombelico verso il basso. 3 secondi e andiamo in recupero. Ora 10 secondi di recupero, al termine addominali in 3 tempi. 3, 2, 1, via, 3 tempi. Controllo bene il movimento, il mento verso il petto e via. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. Ancora 5 secondi. Ok, recupero. 10 secondi di recupero e dopo ripetiamo il crunch. Pronti? Via! È importante durante questo esercizio controllare bene il movimento e la respirazione. La schiena ben attaccata al tappetino, non inarcarla. Uno, ok, recupero. Tre secondi e ripetiamo addome in 3 tempi. Via, 1, 2, 3 e ritorno giù. I primi due movimenti cerchiamo comunque di farli in maniera più lenta e controllata, dopodiché diamo un pochettino più di ritmo all'esercizio. 1, 2, 3 e ritorno giù. 1, 2, 3 e ritorno giù. Ultimo. Ok, recupero 10 secondi. Mi vado a posizionare con le braccia in apertura, testa ben appoggiata a terra. Andiamo a toccare con la mano il piede opposto. Via. E vado leggermente in torsione con il tronco. E espiro quando vado in chiusura. Giù, recupero 20 secondi, al termine andiamo ad effettuare la bicicletta, veniamo su con le spalle, contraggo bene l'addome, gambe a 45 gradi e vado a creare la torsione del tronco. 3 secondi, iniziamo a posizionare le mani dietro la testa, sollevo le spalle, gambe su e vado a lavorarci. Effettuiamo la torsione del tronco nel momento in cui il ginocchio opposto si avvicina al petto e vado ad espirare, addome contratto e ombelico che spinge verso il basso, mento leggermente verso il petto. 3, 2, 1, giù. Posiziono bene, vado di nuovo con le braccia in apertura. 3 secondi e riandiamo, distendo la gamba, mano che tocca la punta del piede opposto, fuori l'aria, contraggo l'addome ed effettuo la torsione. Durante il movimento di torsione è importante portare il mento leggermente verso il petto e lo sguardo verso il basso. Ultimo e recupero. 3 secondi, effettuiamo un crunch, torsione a destra, torsione a sinistra e ritorniamo giù. Quindi
crunch, destra, sinistra, controllo, giù, crunch, destra, sinistra, controllo, giù. Addome sempre contratto, lo rilasci nel momento in cui riporti la schiena ben appoggiata a terra. Le spalle vanno giù, rilasso l'addome, contraggo e ci vado a lavorare in torsione. Recupero. 3 secondi. ABS twist. Quindi, sollevo le spalle, porto le gambe a 45, braccia lungo il corpo, contraggo l'addome e faccio muovere piano piano le gambe da un lato e dall'altro. Mi raccomando, la posizione del ginocchio, linea dell'ombelico, oltre. Tre, due, uno, giù. 20 secondi di recupero e ci andiamo a posizionare su di un fianco. Sta tirando tutto. Ok, da questa posizione lavoriamo con il ponte. Le ginocchia sono unite tra di loro e il braccio con il gomito è un punto di riferimento. Gomito, ginocchio sulla stessa linea. Contraggo l'addome e vado a lavorarci con queste leggere spinte. Recupero. Pochi secondi per andare a lavorare tutto dall'altro lato e riandiamo. Il movimento deve essere controllato e percepire il più possibile la contrazione del trasverso. 5 secondi e andiamo a recuperare. Ok, 10 secondi di recupero. Distendiamo le gambe sul lato in cui ci troviamo. Solito discorso: tallone, gamba e gomito sulla stessa linea. Da questa posizione veniamo su, contraggo l'addome ed effettuiamo delle piccole spinte verso l'alto, cercando di far sì che il fianco opposto non scenda verso il basso. Sempre contratto, spingo su e ritorno giù. Cinque secondi. Ok, giù. 10 secondi di recupero. Solo il tempo di andarci a posizionare sull'altro fianco. Occhio alla posizione del gomito. Occhio alla posizione dei piedi. Controllo, vado su. Vedo la posizione del corpo corretta. Contraggo l'addome. E su di spinte. Se vuoi aiutarti su questo esercizio, posiziona la mano sul fianco e sentirai lavorare tutta la fascia addominale. 3 secondi e andiamo giù. 10 secondi di recupero, andiamo a posizionare schiena a terra, crunch, mani unite e rotazione del bacino. Quindi braccia tese, palmo della mano unita, ginocchia che vanno in apertura ed effetto dei piccoli movimenti. Il movimento del bacino è controllato dall'addome. Ok, giù, recupero. Ci posizioniamo sul fianco, ripetiamo lo stesso esercizio di prima, quindi ponte con gambe tese. In questa posizione però restiamo fermi in isometria, andando a contrarre l'addome e occhio alla posizione della spalla. Quindi insieme contraggo l'addome, vado su, occhio, gomito, spalla sulla stessa linea, spalla opposta, ferma, contraggo l'addome e su.
Mi raccomando, in questa posizione non andare in chiusura col corpo, creare disequilibri. Cambio, andiamo a lavorare tutto dall'altro lato. Su. Cinque secondi. Ok. 10 secondi di recupero. Ci spostiamo dall'altro lato. Lavoriamo sempre sul fianco. Occhio a questa posizione. Vado a lavorare sulla chiappa, sul gluteo. Contraggo l'addome, distendo le gambe e creo questa sforbiciata. Mi raccomando, non lavorarmi con le gambe giù. A 45. Tre secondi. Cambio. Cambio fianco. Vado in posizione. Vado a posizionarmi sul gluteo. Sposto leggermente il corpo indietro. Porto le gambe a 45. Creo i primi 2-3 movimenti, poi intensifico. In questa posizione contraggo, ricordo, sempre l'addome. Cinque secondi. Non restare mai in apnea. Respiraci sempre. 10 secondi di recupero. Su questa posizione sposto il peso del corpo indietro sul gluteo, distendo la mano e vado in chiusura. L'obiettivo è quello di portare sulle gambe, chiudere col trasverso e toccare leggermente la punta del piede. Cambio, andiamo dall'altro lato. Vado in posizione. Contraggo l'addome e vado in chiusura. Devi sentire lavorare la fascia addominale. Mi raccomando, non cercare di fare movimenti veloci, non servono, controllati. Ok, recupero 10 secondi. Facciamo lo stesso esercizio di prima, però cercando di richiamare le ginocchia in chiusura verso il gomito opposto. Quindi vado sul fianco, mani in appoggio dietro la testa, chiusura. Cambio. Cinque secondi e pausa. Ok, ci andiamo a posizionare in prank e andiamo a lavorare con il ginocchio che tocca il gomito opposto. Tre secondi, recupero. Vado giù, controllo bene la posizione
della schiena, gambe tese, apro e chiudo. Corpo leggermente inclinato indietro, gambe a 45 gradi, chiusura ed apertura. Tre secondi e ok, recupero 10 secondi, vado giù con la schiena, braccia in apertura, mano che tocca la punta del piede opposto, via. Al termine di questo esercizio lavoriamo con gli addominali in sforbiciata come prima, con un doppio movimento della gamba. Ok, su, controllo bene la posizione del corpo. Stesso esercizio di prima, invece di andare in chiusura solo una volta facciamo doppio movimento. Lavora bene sulla posizione del corpo, non andare a creare questo movimento di chiusura o un movimento di chiusura troppo eccessivo. A 45 gradi e ci lavoriamo. Ok, pausa. Ok, togliamo il tappetino, ci posizioniamo con mani bene in apertura, ampiezza spalla, gambe divaricate. Da questa posizione effettuiamo il geco, portando un braccio disteso in avanti, il ginocchio opposto a contatto con il gomito di riferimento. Dai, mi raccomando, fuori l'aria, contraggo l'addome ed eseguo l'esercizio. Ultimo, resto fermo in posizione e il tuo allenamento sugli addominali è terminato. Grazie.